del mondo musulmano. Sono contestate dallo Stato i tradizionali confini, diciamo quelli costruiti negli anni 20 del secolo scorso, dopo la fine del periodo coloniale. E sono, diciamo, interessati anche i vari gruppi all'interno dell'islamismo, cioè c'è una lotta interna, ovviamente innanzitutto tra quella più manifesta, sciiti e sunniti, ma anche all'interno del mondo sunnita tra questa concezione radicale e i regimi che comunque, regimi moderati, chiamiamoli così, anche questo è discutibile, ma comunque che invece sono nei vari paesi retti da, appunto, da regimi sunniti. Ora, la caratteristica poi di questo movimento e di questa guerra è una caratteristica che trova in Europa un altro aspetto particolare, cioè il richiamo di tanti giovani in Europa, di prima o di seconda generazione di immigrazione, che sotto queste bandiere nere si addestra, si inserisce nei campi di addestramento oppure comunque nella militanza e è portata a ritornare poi in Europa per compiere azioni terroristiche. E l'Europa è consapevole di questa minaccia, ma è incerta su come combatterla, come difendersi, proprio per la varietà, la difficoltà a inquadrare questa guerra nelle tradizionali forme delle guerre. E io credo che Biennale Democrazia, uno dei valori massimi di questa manifestazione, sia appunto la libertà di poter discutere di tutto, senza pregiudizi e senza chiusure. E credo che l'intervento del professor Bernanate, voi credo tutti conosciate il professor Bernanate, che è professore emerito di relazioni internazionali all'università, che insegna alla scuola di applicazione militare e anche alla facoltà teologica, insomma una capacità di intervento su vari piani interessante. Ecco, dicevo, probabilmente l'intervento del professore, di cui io so solo dei brevi, molto succinto riassunto, susciterà molto interesse e anche molta attenzione, magari anche dubbi, contestazioni. Per esempio per me, che l'ho letto seppure in sintesi, ho dei forti dubbi su questa interpretazione, ma questo è il bello di Biennale Democrazia, proprio perché, come dice la parola, la democrazia, la nostra democrazia, i valori della nostra democrazia ammettono, consentono e presuppongono una discussione ampia, aperta e anche la messa in dubbio di un sistema, del nostro sistema democratico, perché tutto si può mettere in dubbio, tutto dobbiamo mettere in dubbio. Quindi uno dei valori è proprio il confronto più aperto possibile del nostro sistema della democrazia con gli altri sistemi che ci sono nel mondo. Io adesso a questo punto passerei la parola direttamente al professor Bernanate. E poi, alla fine del suo intervento, io solleciterò le vostre domande. Io credo che non ci sarà bisogno delle mie sollecitazioni. Prego, professore. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, incominciamo qualche preciso punto interrogativo. Questo è importante per due motivi. Il primo, che sarebbe stato nella provocazione troppo provocatorio non introdurre almeno un dubbio. In secondo luogo, come al solito, un omaggio al mio maestro, che è stato il re, Norberto Bobbio, il re dei punti interrogativi, perché la maggior parte dei suoi saggi, non libri, ma nei saggi, c'è quasi sempre nel titolo un punto interrogativo. E terza precisazione, il mio amico La Spina ha subito detto tutte le cose contro le quali io andrò questa sera. No, no, non è vero, ma insomma, per sintetizzare la tesi, La tua prima espressione, la guerra dichiarata all'Occidente, ecco proprio la cosa che io vorrei, ci mancherebbe, non criticare, non è questo, vorrei discutere, perché mi sembra che sia il vero grande problema che noi abbiamo. Si interrompo io di fronte. Nella mia introduzione ho, diciamo, riassunto l'opinione comune, cioè quella che sui giornali noi leggiamo, proprio perché, siccome sapevo più o meno cosa vuol dire, mi serviva proprio per aprire la discussione. Perfetto.
Non vorrei fare la maschera, ma ci sono alcuni posti in giro, quindi non state in piedi. Ebbene, dunque, dette queste prime cose, tempi difficili. Incominciamo da questo. Il momento, a mio modo di vedere, è difficile. Un'altra precisazione, scusate. Io parlerò essenzialmente dei problemi dell'Occidente. Ben consapevole del fatto che non solo... perché i giornali non bastano, perché i giornali sono quotidiani e quindi ci dicono cose del giorno per giorno e che possono continuamente cambiare o evolversi, quindi non ne sappiamo tantissimo di quel mondo. E quindi io vorrei, dato che però noi facciamo parte dell'insieme, vorrei che noi riflettessimo anche un pochettino su di noi, a partire da una considerazione fondamentale che da circa 43 o 44 anni vado ripetendo tutti i giorni: rendiamoci conto che non esiste l'interno e l'esterno, cioè lo Stato e gli altri Stati. Ormai è evidente a tutti. Quando lo dicevo mezzo secolo fa magari era un pochettino meno ovvio, perché non avevamo i telefonini, il mondo massmediale non era quello di oggi. Oggi questo è arci evidente e non possiamo non tenerne fortissimamente conto. Dicevo, le notizie, quelle che noi leggiamo sui giornali, un giorno leggiamo che l'offensiva dell'ISIS ha raggiunto questa o quell'altra città, il giorno dopo leggiamo che invece è stata fermata, un giorno un articolo casualmente pubblicato dalla stampa dice un giorno, ma perbacco, era un'intervista tra l'altro a un generale americano, che dice: ma sì, possono essere 1.000 o 3.000, ma tra 1.000 e 3.000 è da 1 a 3. Cioè, tre volte tanto. Un militare di professione, non di carriera, ma di professione, non può dire una banalità così. O meglio, se lo dice, contribuisce a seminare il panico. O il timore, la preoccupazione. Insomma, la manipolazione mediatica su questa tematica è stata, come è sempre in tutte queste cose, molto alta. Tra un'insurrezione per far cadere un despota che era Assad. Non dimentichiamoci che la fase attuale nella quale noi viviamo è quella che è nata con l'inizio della guerra civile siriana. C'è dell'altro e ci mancherebbe, ma proprio il momento nostro è il momento siriano, cioè quello che è iniziato di lì. Allora, c'è una bella differenza tra una guerra civile, la sua internazionalizzazione che è un pochettino per volta avvenuta, e poi ancora con quella cosa che è il nostro convitato di pietra, è il terrorismo. Tutto ciò, un po' l'ho già detto, ma è talmente importante che mi sembra doveroso ripeterlo, in una situazione di informazione e di conoscenza, non tanto informazione, di conoscenza imperfetta e incompleta. Inevitabilmente, questo non è colpa di nessuno, non possiamo lavorare su un tema come questo come si fa scientificamente, come vorremmo fare anche noi, quando hai a disposizione tutti i dati di un problema. Noi non ne disponiamo e quindi la cosa è più difficile per tutti quanti. La lotta al terrorismo è dunque, no? Lascerei da parte per ora l'Occidente, che però, come vi ho detto, è il mio soggetto. Ed essendo stato annunciato come un provocatore, non posso mica smentire la spina. No, quindi devo dire qual è il punto della mia provocazione. Mi chiedo: dov'è il terrorismo in questa vicenda? Oh, beh, so benissimo che cosa succede. Voglio dire che però il tipo di situazione nella quale il mondo mediorientale, questa è una generazione scorrettissima, ma non possiamo fare a meno di generalizzazioni a questo punto, a me pare che il problema non sia quello per loro di uccidere degli americani perché vogliono conquistare gli Stati Uniti, non è quello il punto naturalmente, vogliono costruire una società diversa, distinta, altra, dalla nostra. Non hanno nella teoria del califato, che è una cosa molto più minuta e meno importante, ma l'idea è quella di una società diversa dalla nostra. Tra l'altro non volevo usare subito la parola, l'annuncio subito, ma poi la riprenderò. La Umma è la comunità mondiale dell'Islam,
e non assomiglia per nulla alla parola Stato. Non ha alcun Stato nel senso occidentale, Stato moderno con le sue istituzioni, non c'entra nulla. Quando noi parliamo dello Stato, dell'ISIS, dello Stato, del Califfato, così, diciamo una cosa che per loro significa cose completamente diverse da quelle che intendiamo noi. Ora, e se non ci capiamo neanche sulle parole, ragazzi, la cosa diventa delicata. In quell'anticipazione che è uscita nei giorni scorsi su un quotidiano, ho scritto: vogliono mandarci via dalle loro terre. E non vi nascondo che qualcuno mi ha ricevuto dei messaggi, delle cose di persone, ma stiamo scherzando? No, per niente. O ci si accetta reciprocamente, o uno deve sopprimere l'altro. Per citare ancora una volta il mio maestro, lui diceva sempre tertium non datur. Beh, è proprio così, non c'è una terza soluzione. O impariamo a convivere, o uno, non sto a dire quale delle due parti, non mi interessa, deve eliminare l'altro. Niente, forse progressiva, anarchia. Cioè, sembra che il mondo non sia più capace di reggersi su quelle strutture. Non dico che erano buone o cattive, non mi interessa, ma faccio un solo esempio: il bipolarismo aveva una solidità strutturale tale per cui si poteva criticare o apprezzare, ma non c'era nessun dubbio che nessuno temeva un declino e un degrado, una degenerazione della tenuta del sistema, mentre noi oggi siamo esattamente di fronte a questo. Ho già parlato male dei quotidiani, lo faccio ancora un attimo così, no, ma non è vero in realtà. I problemi nostri, l'ho detto prima, informazione incompleta e insicura. Io non so se voi leggete attentamente tutti i giorni i giornali, ma un giorno io ho fatto un sobbalzo sulla mia seggiola quando ho letto, e qui non c'è la stampa di mezzo, quindi la citazione non tanto. Ma sai, per i torinesi la stampa è sempre stata un interlocutore perbacco. La guerra di ISIS attraverso Twitter e i social network. L'ISIS usa strumenti e immagini di tipo hollywoodiano. Fa venire i brividi. Se è vero, o se fosse vero, o se alcune delle cose che noi ci sentiamo raccontare in giro sono quelle, poi dice Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, è stato minacciato di morte da un gruppo jihadista. Voi pensate che se foste a capo o insomma dei personaggi rilevanti di una grande organizzazione rivoluzionaria, terroristica, vi preoccupereste dell'inventore di Twitter? Secondo me bisogna essere un pochettino malati per pensare che queste siano cose serie, ma insomma lasciamo andare. Ma tutto ciò comunque testimonia dell'esistenza, ed è questo che incomincia a preoccuparmi, di una grande spaccatura nel mondo contemporaneo, che non è, badate, cercherò di farvelo considerare, non è la spaccatura scoperta, paventata, minacciata, inventata dal mio collega Sam Huntington. Voi ricordate, cioè non ricorderete, sì, che ma 1992 famoso. Esce un saggetto di questo professore americano, un geniaccio, è un personaggio straordinario, ha scritto delle cose importantissime, una delle quali è il Clash of Civilization, lo scontro delle civiltà. E di lì questa idea non è colpa sua, ci mancherebbe, o merito suo, ma di lì è incominciato quel venticello che oggi è diventato, insomma, quasi una tempesta. Il punto dunque è, perché ci sia una guerra vuol dire che c'era stata prima una grande spaccatura, una grande divisione. Ma la mia domanda è: il passaggio avverrà tra due rive, come il tema di questa annata di Biennale Democrazia propone, i passaggi. Siamo di fronte a un passaggio che possiamo interpretare come passaggio di testimone, cioè prima comandava uno, poi comanda l'altro. Non è la mia risposta, ma potremmo immaginarla anche così. O è il passaggio da una condizione esistenziale all'altra, ma i passaggi possono avvenire in modo
progressivo e morbido, oppure brutale e con uno shock come quello che immaginava appunto Huntington. Questo è un punto su cui sarebbe probabilmente un po' noioso intrattenervi troppo a lungo, ma che è di per sé importantissimo. La cultura occidentale, o meglio, la cultura politologica occidentale, quella da Huntington al sottoscritto, io appartengo allo stesso raggruppamento disciplinare in cui c'era Huntington, che è morto 3 o 4 anni fa, non ricordo più quando, che ha fatto nei decenni passati del problema del cosiddetto sviluppo politico, cioè di quali sono le traiettorie, le linee di sviluppo dei paesi, delle società, delle civilizzazioni, il cosiddetto sviluppo politico è uno dei temi centrali della scienza politica. Nessuno si è occupato del problema invece di cui noi stiamo parlando, perché Huntington l'ha enunciato, poi siccome lui aveva una straordinaria abilità commerciale, ci ha scritto su in questo saggio di 15 pagine, l'ha trasformato in un libro di 415 pagine, che ha venduto, devo dire, in modo straordinario, e poi è passato ad altro, lui non era più il suo problema. Però questo c'è poco da fare, l'elaborazione culturale, la ricerca scientifica anche nei nostri è importantissima. Se nessuno discute di certi argomenti, a un certo punto ti scoppiano in mano e tu ti stupisci anche. Lui lo aveva annunciato, ma nessuno è stato capace di affrontarlo. Qual è la linea guida fondamentale delle teorie dello sviluppo politico? L'idea della unilinearità dello sviluppo. Si incomincia da primitivi, arretrati, poveri, e poi un po' per volta, insomma, il modello è la storia dell'Occidente, no? Questo è ovvio, anche perché l'Occidente ha avuto una storia più fortunata, più rapida e precedente a quella degli altri. Quindi l'idea che noi abbiamo è quella che si incominci da piccoli e neri e poi si diventi una grande società. Ora, questo può benissimo essere revocato in dubbio, tanto per cominciare. Che il modello occidentale di sviluppo politico sia l'unico possibile, è proprio la principale contestazione che fa l'Islam. Un buon intellettuale borghese, diciamo, islamico, la prima cosa che dice è questa. Ci dice, ma ragazzi, voi avete fatto così, ne avete tratto anche immensi vantaggi, perché noi con quel modo abbiamo anche sfruttato proprio l'Islam nei secoli, no? Ma guarda che non è l'unica via possibile, ce ne possono essere delle altre, e sono quelle che loro, in effetti, stanno cercando. Ma questa grande spaccatura, che mi sembra quella di Huntington, ma quella a cui temo dobbiamo essere tutti un po' rassegnati, come suggerivo un attimo fa, ha anche dei paletti nel suo percorso, nel suo passaggio. Io vorrei tornare su quello che mi sembra essere, come segnaposto, e non come spiegazione, ma come segnaposto, il più importante degli ultimi tempi, che è certamente l'11 settembre. Lo dico dal punto di vista simbolico, no? Ovviamente non è che tutta la storia si sia giocata lì. Quello che mi interessa dell'11 settembre non è l'evento, ma è la risposta. Non voglio neanche stare a criticare gli Stati Uniti, non è quello il punto, non sarebbe ingeneroso, i problemi sono molto più grossi che sono d'accordo o non sono d'accordo con questo o con quell'altro. Ma la cosa importante è il modo in cui, qui c'è una persona, o meglio un gruppo di potere al quale devo fare riferimento, ma ripeto, senza demonizzarlo, Bush, in altri termini, quando dichiara l'inizio della guerra al terrore. La guerra al terrore. Ora, dichiarare guerra, la dichiarazione di guerra, che è una formula classica, quindi lui l'ha usata correttamente, ma la guerra si fa contro qualcun altro, non la si fa contro il terrore. Oh, beh, si può fare la guerra al cancro, la guerra ad altre cose, ma in quel senso lì è un modo metaforico. Quello di Bush non era assolutamente un modo metaforico, come noi ben sappiamo. Ora, in questo modo Bush ha fatto sì che guerra e terrorismo si incontrassero, cioè diventano i due, come dire, interlocutori del nostro problema. Ma il fatto è che guerra e terrorismo sono due dimensioni della realtà completamente indifferenti l'una all'altra, indipendenti, e che non si toccano e non si parlano proprio.
il terrorismo, il terrorista, diciamo meglio, insomma, è non identificabile, se non post festum, se non dopo l'evento, non è identificabile, è per definizione deterritorializzato ed è infinito, cioè non finito. L'azione terroristica fa sempre parte di un progetto più ampio. La guerra, all'incontrario, mentre il terrorismo è indeterminabile, è tellurico, cioè la guerra si fa, non cessanti, per terra. Anche le guerre stellari sarebbero o saranno, avranno un riferimento territoriale ben preciso. La guerra ha un nemico preciso, la guerra non la puoi fare contro un'idea, la guerra la fai, appunto, come dicevo prima, contro un avversario. E le guerre, cosa più importante di tutte, le guerre finiscono. Le guerre finiscono. Ma quando è che finiscono? Finiscono quando sono finite. Io, scusate, non sto scherzando, noi abbiamo sentito dire già più volte da dei governanti del paese più importante del mondo che la data della fine di una certa guerra sarebbe stata il 31 dicembre del o il 30 giugno, non mi importa. Ma non si può annunciare prima la fine di una guerra. È, come diceva il presidente Mao in uno dei suoi modi di dire o detti, che bisogna fare attenzione a non cercare di sollevare un masso troppo grosso, perché in realtà ci riesci a sollevarlo, ma poi non lo reggi più e ti cade sui piedi, e quando ti cade sui piedi ovviamente ti fa molto molto male. La stessa cosa è annunciare la fine di una guerra. Voi ricorderete certamente quante volte è stato annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Beh, è di ieri, mi pare, o forse addirittura di oggi, la notizia che 9.000 soldati rimarranno. Ma 9.000 soldati sono, tra l'altro, tre volte quei 3.000 che temeva il generale che vi ricordavo prima, quindi non è uno scherzo. Badate, non è una pura questione lessicale dire è guerra o è terrorismo, no, perché questo implica un giudizio diverso. Noi abbiamo, per esempio, delle biblioteche sterminate piene di libri sulla guerra giusta, sul problema della giustificabilità o meno della guerra. Quella biblioteca lì non servirebbe per dire una sola parola sulla eventuale giustificabilità del terrorismo. Mi si potrebbe forse osservare, ma sai, attenzione, la guerra non è più quella degli eserciti, delle grandi armate, ma la guerra è diventata quella che si fa col terrorismo, cioè della guerra quotidiana. In effetti l'ISIS utilizza dei comportamenti, delle tecniche che assomigliano a quelli della vita quotidiana e della violenza civile quotidiana. Non dimentichiamo che nelle grandi città durante le guerre sono sempre successe le stesse cose, quindi non di per sé non è sufficiente questo punto. Ma la cosa importante che mi sembra si possa far emergere da questo incontro-scontro tra guerra e terrorismo, da questo sdoppiamento, è quello che, avendo un po' di coraggio, mi permetterei di definire il grande errore strategico, se c'è una strategia consapevole nel mondo islamico, l'errore strategico di credere che con questo tipo di guerra strisciante, facciamo così per non usare troppo la parola, di guerra terroristica, che è un ossimoro e non funziona, ma usiamolo per capirci, questo è l'errore strategico che secondo me sconfiggerà la pagina di lotta che noi abbiamo di fronte. Il vicino Oriente è destinato, adesso qui prendetemi per un ingenuo, fate come volete, il vicino Oriente è destinato, stando nei parametri della cosa così come oggi, è destinato a ricadere nel regno delle dittature, dell'autoritarismo e dell'ingiustizia. Non perché l'Islam sia brutto e cattivo, non, questo credo che noi che siamo qui l'abbiamo già capito tutti, ma per il fatto che, così come è successo in Europa per 4-5 secoli, le classi politiche, le classi dirigenti, chi fa lotta politica non è adeguato, ma non perché sono indietro di 400 anni da noi, non è questo il punto, perché ci sono sempre delle alternative possibili, ma se tu imbocchi la strada sbagliata proseguirai su quella strada sbagliata. È una profezia la mia, no? Non pretendo di dimostrarla. Uno che insegna alla facoltà teologica magari ci azzecca.
Può darsi, tu dici che mi è arrivata una... Ma può darsi. Ma è un messaggio... Twitter? Quale canale usano? Ben altri canali che Twitter, quelli sì, che vengono dall'alto. E comunque, di fronte a questa ipotesi che ho formulato, noi non dobbiamo mai dimenticare che senza di noi il terrorismo non potrebbe esistere. Noi, sia ben chiaro, non siamo la pubblica opinione che guarda la lotta politica o che guarda le azioni terroristiche. Noi siamo una delle due parti nella lotta terroristica. Sia ben chiaro. Sanno benissimo che il problema non è colpire Bonanate o Giovanni Rossi o così via. Noi siamo come comunità mondiale, nella parte occidentale, l'avversario. Non siamo la cassa di risonanza, come si diceva ai tempi del nostro terrorismo, non si diceva ne colpiscono uno per terrorizzarne mille. Non è questo il punto, non è più questo il punto. Se noi siamo davvero in una guerra terroristica, dobbiamo superare questi che chiamerei addirittura non siamo degli spettatori infastiditi, siamo nella partita, siamo dentro la partita. Non credo quindi che, stando così le cose, noi siamo di fronte allo scontro di civiltà, ma siamo all'incontrario, e la cosa è un po' stupefacente, se volete, siamo sull'orlo di un allontanamento tra civiltà, e qui sono sempre dentro la logica dei passaggi, cioè dei movimenti. Tra il nostro modo di concepire oggi la società, la cultura politica, la parola civiltà poi mi darebbe in quanto tale anche un po' fastidio, no? Ma il modo di fare politica dell'Occidente, il modo di fare politica che viene inventato in questo momento nel vicino Oriente, sono due modi totalmente incompatibili. È chiaro che per diversi secoli abbiamo il nostro modo di fare politica è quello che ha guidato il tutto. Ma il fatto è che anche qui non c'è rapporto tra le due parti, così come non c'è tra guerra e terrorismo, non c'è tra la concezione dello Stato, dell'organizzazione della vita politica e sociale, se vogliamo dirla così, dell'Occidente e quella della UMA. Voi pensate che, mentre per noi la storia dello Stato è la storia non solo di costruzione di ripartizioni di terre del pianeta con dei confini e dei nomi, per la UMA non c'è nessuna esigenza di territorialità specifica e di contiguità. A noi il fatto che di fianco all'Italia ci sia per esempio la Francia, che è un paese più o meno amico, ci interessa, ha un significato. La UMA può essere composta da un pezzo di Algeria, da un pezzo di Siria, da un pezzo di Filippine, da un pezzo di Indonesia. Non c'è la dimensione territoriale a cui noi siamo strutturalmente legati. Noi occidentali abbiamo questa idea, che è poi quella del nazionalismo, sia ben chiaro, no? Persino nel calcio. Il mondo islamico non potrebbe mai produrre una squadra di calcio che vince i mondiali, perché sarebbe una squadra cosmopolita. Cosa che, adesso lo dico tra parentesi e quasi scherzosamente, sarebbe una gran bella cosa. Se il cosmopolitismo guadagnasse delle posizioni, staremmo molto probabilmente tutti molto, ma molto meglio. Mi rendo conto che sono già stato un po' troppo lungo e giungo alla fine, nella quale vorrei toccare ancora però rapidissimamente un punto, quello della religione. quello della religione, perché è un aspetto che sotto traccia compare, scompare e ricompare in continuazione. Un eccidio qua, un eccidio là, 15 cristiani da una parte, 25 dall'altra, insomma non stiamo a fare nomi. Anche qui credo che noi stiamo commettendo un gravissimo errore di giudizio. Lasciatemi dire scherzosamente, credo che mediamente tutti abbiamo una certa simpatia per il Papa attuale, ma quando due o tre settimane fa, di fronte a un eccidio di cristiani in Pakistan, ha fatto un'affermazione molto dura, molto forte, ha detto una cosa che non riguardava il caso, cioè non era contro
la teologia cristiana. Perché poi le stesse cose le fanno i sunniti contro gli sciiti contro, contro i sunniti e via discorrendo. Boko Haram li fa un po' contro tutti perché tanto non gli importa niente. Non è la religione, è l'organizzazione sociale. La religione, tra l'altro, è sempre stato un fatto, una struttura organizzativa delle società. Allora, andate in Nigeria dove, ragazzi, facciamo una novena, domani ci sono le elezioni in Nigeria. Potrebbero essere la rappacificazione di una delle parti più importanti e più grosse dell'Africa, ma potrebbe essere invece l'incendio, un nuovo grande terribile incendio. Ma in Nigeria, il sud della Nigeria è dominato, diciamo, dai cristiani, il nord è dominato dall'Islam, ma non per motivi teologici, per motivi storico, politico, sociali, economici. Guarda caso, tra l'altro, il petrolio è in una delle due metà. No. Chi non lo sa, non glielo voglio dire così, non creo. Ma capite, non esiste nell'Islam il principio identitario nel quale noi siamo stati nutriti. Io che sono, è stato annunciato all'inizio, un po' birichino, nel 2011, quando noi celebrammo i 150 anni dell'Unità Italiana, scrissi e pubblicai un libretto intitolato «Fare a meno della nazione». Ora, io non ho nulla contro l'Italia né contro nessun altro paese, ma se noi ci fossimo tanto tempo fa liberati dell'idea di nazione, a favore di un'idea di cosmopoli, di compartecipazione e così via, quante brutte cose avremmo evitato. Ho fatto un intervento questa sera di tipo culturalistico, dovessimo sistemarlo in una distribuzione accademica, si potrebbe dire che ho fatto un discorso di sociologia della cultura più che di scienza politica, e per questo vorrei tornare un attimo sul problema del terrorismo, che è comunque quella cosa che ci ha oppresso a partire fondamentalmente dall'11 settembre. Ora, io non so se voi ve ne ricordate, ma lo faccio io molto rapidamente, che tipo di commenti, lasciamo stare quelli normali, no? Lo sconcerto, lo stupore, il dolore, tutte quelle cose che insomma sono importantissime ma non ci servono a capire. Dunque, dopo l'11 settembre, io ma anche voi, vi siete sentiti dire che l'11 settembre aveva rappresentato la più grande opera d'arte della storia. Lo disse una persona che non voleva, non era un provocatore, credo sia stata una grande ingenuità, ma su quello quella affermazione comparve. Altri dissero che si era trattato del più bel evento televisivo della storia, il che in parte è vero, badate, ti fa venire un po' i brividi, non la pelle d'oca, ma in parte è vero. Tutti abbiamo nella testa le immagini, tra l'altro straordinarie, no? Delle torri. Ma poi ci fu anche un grande filosofo francese che scoprì che la caduta di quelle torri non era altro che finalmente la caduta di un terribile simbolo fallico, e quindi era giusto che le torri fossero cadute. E poi un altro, badate, ho le prove, non me le sto inventando. Qualcuno ce la ricordiamo. E un altro disse che per fortuna che erano cadute tutte e due le torri, perché vi immaginate ne fosse rimasta una sola, si sarebbe dovuta suicidare. Badate, questa è la proposizione di un filosofo famosissimo francese. Ma allo stesso modo, se volete, in termini esattamente uguali e contrari, magari dispiacerà qualcuno quello che sto per dire. Le stesse cose, ovviamente 20 anni prima, sono quelle che diceva sul fronte opposto Oriana Fallaci. Io non so se tutti coloro che sanno che Oriana Fallaci è stata una grande donna, figurarsi, un grande impegno civile, personale, grande lavoratrice, grande giornalista, ma ha scritto delle cose che fanno rabbrividire, come i simboli fallici e il suicidio delle Torri Gemelle. Dovrei dirvi a questo punto, ma ve ne farò grazia, che quando il mio titolo voleva semplicemente dire: ma ci accorgiamo che noi non siamo ben sicuri di che cosa sia il terrorismo. Perché non è forse vero che nella storia del problema del terrorismo le stesse persone si sono ritrovate un giorno a essere chiamate terrorista
e il giorno dopo o tempo dopo, anni dopo, a essere chiamati padre della patria. Faccio un esempio per tutti che è immenso e credo per noi del tutto neutrale, insomma non provocatorio. Menachem Begin nel 1941 faceva parte, e non è l'unico episodio della sua carriera, faceva parte di un comando che minò e fece saltare in aria il King David Hotel a Gerusalemme. Ora avete presente, io l'ho visto quell'albergo ricostruito, quindi avete presente i principi di Piemonte? Immaginatelo quadruplicato, no? come spazialità. Voi pensate, lo tirarono giù, voi pensate che cosa fu quell'evento? Ma naturalmente, forse sapete anche che un po' di anni dopo non solo diventò primo ministro, ma ebbe anche il premio Nobel per la pace. Ora, la stessa cosa era successa a Garibaldi. Per il governo austro-ungarico, Garibaldi, Mazzini e tutti quegli altri erano dei terroristi e così li chiamavano. Ma per noi, per la nostra storia, nella narrazione della nostra storia, sono i padri della patria. Secondo me non ho ancora incominciato a dire niente di significativo, però sono consapevole del fatto, anche perché io ho una moglie davanti che a un certo punto mi fa segno che ho consumato ormai il mio tempo a disposizione. Allora vorrei concludere con una citazione, proprio per neutralizzare il fiele del mio intervento, con una citazione tratta dalle ultime righe dell'opera che ha aperto la tematica dei passaggi. Un antropologo etnologo francese, Genep, che nel 1909 pubblica un libro intitolato Riti di passaggio. E si occupa dal punto di vista antropologico dei riti di passaggio e conclude: qualunque sia la complessità dello schema, dalla nascita fino alla morte, il più delle volte si tratta di uno schema rettilineo, è quell'idea della unilinearità che vi avevo annunciato prima. Tuttavia, presso certe popolazioni lo schema presenta una forma circolare, cosicché tutti gli individui passano senza posa attraverso una serie di stati e di passaggi, dalla vita alla morte, dalla morte alla vita. Forse è vero. Infine, presso alcuni popoli, la serie dei passaggi umani si riconnette addirittura a quella dei passaggi cosmici, alle fasi lunari, alla rivoluzione dei pianeti. Grandiosa è l'idea di ricollegare le tappe della vita umana a quelle della vita animale e vegetale, e poi, quasi per una specie di divinazione prescientifica, ai grandi ritmi dell'universo. Amici miei, dobbiamo ancora cercarli questi ritmi. Grazie. Ma mi pare che questa relazione, più che fiele, sai, io non penso che tu abbia sparso fiele, ma penso che tu abbia sostanzialmente menato fendenti ai muri delle nostre certezze o comunque delle nostre opinioni. Ecco, questo mi sembra forse... È il compito dell'intellettuale di professione, dello studioso. Mi pare proprio questo. E che effettivamente, come dicevi tu, questi passaggi, non saranno rettilinei questi passaggi, ma sicuramente in genere sono abbastanza dolorosi. Credo che siamo davanti a un passaggio doloroso. Mm-hmm. Comunque, non sta a me commentare né fare domande, ma semplicemente chiedervi, sollecitarvi a qualche domanda, credo che non sarà difficile, no? Dopo quello che ci ha detto il professore. Prego. La mia domanda è semplice. È chiaro che il professore è stato un giudice Ecco, forse, scusi un attimo, perché, perché forse dietro, con un dietro microfono, perché sento. Dietro, qui da noi ci sentiamo bene, ma in fondo... Mi sentite? No, io dico, complimenti al professore che si è attenuto al tema e ha parlato del terrorismo, che è quello a cui noi normalmente pensiamo in questi anni. Però una domanda che esula un po', qualcuno mi potrà dire, va, è fuori tema, non rispondo, ed è questo. Ma l'opinione pubblica, i giornali, i politici ci hanno abituati a pensare che appunto questo del terrorismo, fra virgolette, islamico e dello scontro fra virgolette occidente e virgolette islam sia il tema del momento, la cosa più importante, mentre personalmente ho dei dubbi sul fatto che
l'Islam, proprio per i motivi che diceva lei, e cioè che contrariamente a essere un ente totalitario, un blocco totalitario, è troppo frazionato e debole. E l'Occidente, perché concettualmente è un termine poco credibile, perché fra l'America, l'Europa e la Russia, tutto sommato, che sono i paesi occidentali, ci sono delle belle grandi differenze, questo non sia il tema su cui tutti si dovrebbero concentrare, ma probabilmente si dovrebbero concentrare sulla crescita della Cina, sulle vie della seta, sul guardare il mondo dalle periferie, come dice il Papa. Forse è di lì che nasceranno le trasformazioni, e forse è di lì che nasceranno delle forze che imporranno a questo Medio Oriente diviso in 100.000 fazioni in lotta fra di loro, e a questo Occidente che non sa che cosa vuole, imporranno una qualche forma di pace, come quando Confucio nel 500 a.C. diceva: quando il regno di mezzo è in ordine, tutto il mondo è in pace. Ma credo che facciamo una cosa, proviamo a, se tu sei d'accordo, a raccogliere un po' di domande e poi a gruppi dare delle risposte. Temo che già questa domanda ci vorrebbe una relazione a parte, perché sì, era la mia risposta. Chiediamo ai responsabili di fare una... La domanda è molto bella, ma non so come farà il professore a rispondere in due minuti. Comunque sono fatti suoi, vediamo. Buongiorno professore. Mi posso permettere questo ed altro. Ok, io sono un ragazzo afghano che studio qua. La mia domanda era questa: visto che il terrorismo è a livello mondiale, diciamo, diventato famoso nella mia terra con il periodo di Bin Laden, e poi soprattutto oggi con il nuovo arrivo di, diciamo, l'ISIS che sta nascendo, io seguo abbastanza la politica dell'Afghanistan. Quattro prigionieri sono liberati dal Guantanamo in Afghanistan, per ora che stanno facendo, hanno il ruolo del capo dell'ISIS, diciamo. E poi, soprattutto adesso, il nostro presidente che è andato in America, da pochissimo, due giorni fa, è entrato nel congresso, e in cui ha dichiarato che il mondo e soprattutto il governo afghano deve chiedere le scuse ai talebani per quello che ha subito. Però nello stesso tempo fa, diciamo, i talebani hanno rifiutato di riconoscere le Nazioni Unite come Nazioni Unite, e soprattutto anche il governo americano, comunque, si è rifiutato di restituire Bin Laden, ha detto no, noi cerchiamo di proteggere perché è il nostro fratello. Ma ora dico che, visto che è passato tanto tempo, più di 14 anni, ma l'Occidente cosa fa, il mondo cosa fa in Afghanistan? Ma soprattutto, come mai non finisce la missione? E anche, non lo so, soprattutto la maggior parte degli afghani sono convinti che l'Occidente, davvero l'Occidente o l'America si può dire, cerchi di intorbidire l'acqua per pescare cose. Ma questo noi vogliamo sapere. Cosa mi sembra chiaro, chiarissima domanda. Lasciamo grazie. Spazio, okay. Grazie. Sì, grazie. Un'altra domanda, così adesso. Poi, ecco, prego. Poi buonasera, mi chiamo Abdullah Ahmed, io vengo dalla Somalia. Per chi non lo sa, la Somalia, noi siamo massimo 10 milioni, una lingua sola, lingua somala, 99% di religione islamica, di musulmani, non ci sono cristiani, non ci sono ebrei, non ci sono occidentali, ma ci sono attentati, ma ovviamente dal 2006 in poi. La Somalia ha già una guerra dal 91 ad oggi. E questi gruppi che fanno questi attentati contro i musulmani, attentati anche nelle scuole, nelle moschee, e io sono scappato anche di queste regioni, insomma, sono in Italia essendo rifugiato politico, perché ho ottenuto il status di rifugiato politico. Però quanto sento parlare, le prime vittime del terrorismo, cioè, c'è qualcosa che mi sfugge, sembra che si parli di terroristi, questi di jihadisti islamica, soprattutto quando vengono uccisi i cristiani o occidentali. La mia domanda è: chi
Chi sono 90% delle vittime secondo lei e che sarà la maggioranza delle vittime anche del terrorismo islamico? La prima domanda. Seconda cosa che volevo dirvi è questa. Ho assistito anche io a una grande confusione quando si parla del tema dell'Islam. Islam uguale arabo. Gli arabi e i musulmani devono per forza essere arabi. Vorrei dirvi che oggi i musulmani sono più di 1,5 miliardi di persone. Il paese che ha più numero di maggiore è l'Indonesia. Più di 200 milioni di musulmani vivono in Indonesia. Il secondo paese che ha più numero di maggiore è Indonesia. Il Pakistan, più di 170 milioni vivono solo in Pakistan. Più di 160 milioni solo in India. Più di 150 milioni in Bangladesh. Poi ci sono i nigeriani, gli egiziani e i turchi. Dove sono gli arabi? Sono in minoranza nel mondo musulmano oggi. Visto che si dice noi occidentali contro i musulmani. Quindi attenta anche di questi termini che si usano. Ultima cosa, poi mi fermo. Una data molto importante, visto che si parla anche del Stato Islamico, cosiddetto Stato Islamico dell'Iraq. Attenti, dall'Iraq. Stato Islamico dell'Iraq è dell'evento che sarebbe la Siria. Quindi se una persona che si autoproclama vuole rappresentare 1,5 miliardi di persone, è una domanda anche molto, molto semplice. Vorrei ricordarvi che già una data molto importante. Sapete quanto è stato ucciso Saddam Hussein? Saddam Hussein, le date che è stato ucciso, non sono qui per difendere Saddam Hussein. Era una data dove i musulmani, quando festeggiano il festa del pellegrinaggio, che si fa a Mecca. I musulmani hanno due feste, una dopo il Ramadan e la seconda quando si fa il pellegrinaggio a Mecca. Uccidere quel giorno, secondo me, chiedo la domanda, secondo te è stato un errore politico che ha contribuito alla divisione interna tra iracheni e sciiti da un lato e i curdi e dall'altra parte i sunni? Perché non ho visto qualcuno dichiarare una guerra. Questa è una data molto importante invece. Grazie. Vi prego una cosa, quando fate la domanda tenete il microfono leggermente più lontano dalla bocca perché si sente molto male. Io francamente l'ultima domanda non ho capito cosa vuol dire. L'ultimo punto uccidere chi? Ecco, se tieni un po' più lontano. Ultima domanda era uccidere a quella data in quel modo, perché io ero in Somalia, non sono un diciamo così sciito o sunni, non me ne farei un beliente anche di questione irachena. La mia domanda era, uccidere quel giorno, visto che già era la festa del pellegrinaggio, fu un errore secondo uccidere lei? Uccidere Saddam? In quel giorno, in quel modo, sì. Fu un errore che ha contribuito alla divisione interna. Abbiamo capito, grazie. Perché se no non ci stiamo più. Sì, perché in realtà ha fatto tre domande in una sola. Comunque. Okay. Allora, incominciamo a rispondere, va? Dunque, al primo intervento, perché lui ha subito capito ci voleva un'altra conferenza? Perché io avrei degli argomenti molto ampi e lunghi da utilizzare per sviluppare, non per criticare, ma per sviluppare il suo punto. Me la cavo così, un po' brutalmente, non dico che voglio guastarvi la serata, ma quasi. Si potrebbe quasi pensare che il mondo stia camminando verso la terza guerra mondiale. Io ho tralasciato alcuni passaggi sul concetto di entropia e di crescente entropia del mondo, il che vuol dire che è sempre tutto più difficile. Ovviamente non vi sto dicendo domani o dopodomani, ma a me sembra, e però è questo che non posso fare questa sera, esporre o esibire degli argomenti, a me sembra che, diciamola così, alla buona, il mondo nell'ultimo mezzo secolo è vissuto su due pilastri, Stati Uniti e Unione Sovietica, il bipolarismo, detto molto alla buona. Quando è caduto l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno creduto da prima di essere rimasti la potenza egemone nel mondo, ma non hanno capito una cosa: quando una cosa si regge su due pilastri, se voi gliene togliete uno, non è che l'altro rimane in piedi da solo, crolla tutto ugualmente. Adesso è detto, voi me lo perdonerete in modo un po' scherzoso, ma questo è il problema oggettivo dell'Occidente, del mondo dominante. Io non so se il problema sarà la Cina. Se proprio volete, se non c'è nessuno che abbia un'agenzia di viaggi tra di voi, perché non vorrei nuocere alle attività di qualche... Io vi consiglierei, dal 2025 in poi, se volete andare a fare una vacanza in Asia centrale, non fatelo. Non perché siano cattivi, ci mancherebbe, ma c'è per esempio un paese che si chiama Kazakistan, che è il paese...
più ricco di beni, cioè è pieno di petrolio, è pieno di gas, è pieno delle materie prime più preziose e importanti. Ora, il giorno che la crisi petrolifera o le esigenze arrivassero a una certa tensione, quello sarà l'oggetto del desiderio di tutti. E badate, lui ha ricordato la Cina, ma sopra il Kazakistan c'è la Russia, e Dio ci scampi oggi come oggi dalla politica estera russa. Sotto il Kazakistan c'è l'India, un grandissimo subcontinente in grande sviluppo. Prima porta a sinistra invece c'è la Cina, appunto, e prima porta a destra chi c'è? Ci sono i Balcani, quei Balcani nei quali per la prima volta nella storia piedi americani misero piede nel 1999. Quando noi parliamo della guerra del Kosovo come di uno scherzetto o di un incidente della storia, bene, da quel momento in poi, mi avete capito ormai, poi ci saranno anche tanti miei ex studenti qui in mezzo, pensano, se voi dal Kosovo alla Cina tirate sulla carta geografica una riga retta, bene, questa riga passa per il Kazakistan e subito sotto c'è l'Afghanistan. Come se una qualche intelligenza sovrumana avesse detto, beh, insomma, il giorno che... Mi fermo lì perché il discorso... Comunque, se per quanto vi può interessare saperlo, io non sono per nulla ottimista sul nostro futuro. Il problema afghano, amico mio, certo... sa qual è l'unica cosa buona, scusate, ho detto una cosa terribile, comunque, l'unica cosa che è cambiata in Afghanistan è che il prodotto nazionale di oppio è aumentato di 60 volte negli ultimi 15 anni, ma vi rendete conto? Ma voi credete che siano i talebani o gli afghani a consumare l'oppio? Dove va a finire l'oppio che si produce lì? Va a finire in Sicilia, dalla Sicilia arriva negli Stati Uniti e poi viene distribuito per il mondo. Questo è uno dei mestieri dell'Occidente. Una cosa che mi fa, lo vedete già, mi fa andare in bestia. Ma è questo il modo in cui noi pensiamo di portare la nostra civiltà in giro per il mondo? 60 volte è aumentato il prodotto. E non sono stati i contadini afghani, credo. Occupa, dico bene? Si coltivava forse. Io mi fermerei lì, perché il problema dell'Afghanistan è talmente grosso per l'Occidente, perché insomma la guerra al terrore di Bush è partita di lì, no? Si trattava di arrestare due persone, il Mullah Oman e Bin Laden. E che cosa ne è venuto fuori? 200.000 morti all'incirca lì, e poi, siccome non bastava quella roba lì, e Bin Laden non lo si era trovato, mentre il Mullah Oman, figuratevi, pensate che su un quotidiano, non credo La Stampa, uscì nell'ottobre del 2001 la notizia che il Mullah Oman era stato visto fuggire in moto con la tunica di Maometto. Capite? È chiaro che se noi raccontiamo queste cose in giro per il mondo un po' per volta, la gente, non dico che incominci a crederci, ma si abitua a un'idea dell'altro come del criminale, del pazzo o del supereroe. Il problema del nostro amico Somalo. Dunque, qui ci sarebbero da fare considerazioni molto più lunghe di quelle noi, tra l'altro, non dovremmo fare. Lei certamente sa meglio di me che la Somalia d'antan, la Somalia di una volta, quella nella quale sono stato anch'io nel 1980, credo, nel momento del massimo splendore del regime di... come si... Siad Barre. Pensate che ero stato richiesto di costituire una facoltà di scienze politiche a Mogadiscio. La mia risposta era stata, certamente da occidentale, mandateci 10 persone che facciamo studiare i problemi della diplomazia qui da noi, non possiamo pensare di creare una classe dirigente a Mogadiscio. Ad ogni modo, da allora in poi è successo tutto quello che è successo in... Ma io non so, lei lo saprà certamente meglio di me, ma la Somalia, in particolare la sua costa, è diventata il più grande mercato nero a cielo aperto della terra. Qualsiasi cosa
vi serva in questo momento, ma di quelle che non si trovano né nelle nostre boutique né nei nostri supermercati, qualsiasi cosa vi serva, andate a Mogadiscio e organizzandovi un attimo la trovate. Badate, il mare più ancora, il mare, perché quante navi passano da lì sotto, quanto naviglio, quanto contrabbando planetario passa di lì. È chiaro che, e non voglio dirvi che è passato anche di lì, cioè sono passate anche le navi italiane con i soldati italiani, che le navi commerciali, scortate da soldati italiani, e non dico di più. Ora, capisce, la Somalia, da noi occidentali abbandonata nel modo in cui la cosa successe, lei si rende conto perfettamente che la disparità di forze tra i somali e gli Stati Uniti e gli italiani quando ci fu la guerra era tale per cui si sarebbe potuto fare piazza pulita in una settimana, no, del nemico in Somalia. Ma questo non è successo, perché? Perché la Somalia serviva ad altro. L'Iraq ha una situazione non dello stesso, cioè non era quello il problema iracheno, ma il problema per l'Iraq era quello di, per gli Stati Uniti o per l'Occidente, io tendo a non fare molto questa distinzione, gli Stati Uniti saranno quelli che si compaiono di più, ma noi siamo tutti associati agli Stati Uniti come stati, no? Come paesi, quindi lì si trattava di... Potremmo addirittura dire che lì c'erano dei problemi di gestione persino di politica interna. L'Iraq è stato un immenso affare per gli Stati Uniti. Altri 200.000 morti. Cioè il tentativo di trovare il signor Bin Laden è costato almeno 400.000 morti. Ma lei dice perché ammazzare Saddam in quel modo? Ma io vorrei ricordare... Come ho detto? Vabbè, questo non mi sa. Questo è per lo spettacolo, con tutto il rispetto per le ricorrenze, le cose, ma fa parte del gioco. Ma lei, se noi adesso invece che di Saddam parliamo della Libia, e ci sentiamo dire che errore ha fatto l'Occidente a lasciare eliminare Gheddafi. Ma scherziamo, cioè io sono contro l'eliminazione di chiunque, ci mancherebbe, quindi per me andava benissimo Saddam, cioè non benissimo al governo, ma benissimo come persona che respira, così come Gheddafi. Il mio problema con Gheddafi semmai era che non gli avrei mai baciato le mani, guardate, questo proprio lasciatemelo dire, anche se esce un po' dalle regole generali. Il fatto è che in questi modi si fa non politica, ma si uccide la politica. E questo è il punto. Sotto ciascuno di questi eventi ci sono anche... Io non ho mai amato troppo la psicopolitica, cioè la psicologia in politica, perché comunque che tu sia uno psicopatico, se fai politica devi sapere... Ma lei sa come è stato giustiziato Bin Laden? Lei dice i riti, i giorni... Dunque... A parte che tutti ricorderete l'immagine di Obama, la Clinton, la Hillary Clinton, che guardano il televisore, perché i soldati, questo nucleo, avevano tutti insieme una quantità di... La divisa di un Marines americano costava allora tra i 40 e i 50 mila dollari. Pensate a quanto... Ma avevano tra le altre cose anche una telecamera, ma insomma, quando entrarono nella stanza dove c'era Bin Laden, cosa che... dove fosse sapevano benissimo da tempo, il primo gli spara, lo colpisce, Bin Laden va per terra. Gli altri compagni, gli altri Marines, lo hanno inchiodato al pavimento con i colpi di mitra, capite? Cioè pam 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 pam. È una cosa che a me fa venire ancora la pelle d'oca adesso. Cosa facciamo per cambiare il mondo? Capite? Questo si chiama biennale democrazia. Bene, che cosa è la democrazia? La democrazia è l'abolizione della violenza. Il democratico è quello che non usa la violenza in nessun momento della sua vita. Nessuno. Ed è disposto anche a perdere
una battaglia, a perdere una elezione, insomma, per intenderci, o altre cose del genere, sapendo che magari prima o poi potrà vincere. E se non vince, pazienza. Ma se noi non combattiamo la violenza, non usciremo mai da tutto ciò. Io non credo che sia possibile, ma non per motivi psicoantropologici, non la penso come Freud. Penso che è la battaglia più grande e difficile che possa esistere. Ma se vogliamo esistere o resistere al male, beh, la strada è questa. Bene, grazie. Io vi ringrazio, da bravo allievo di Norberto Bobbio, mi pare che il professor Bonanate ci abbia seminato di dubbi e magari anche un po' di pessimismo. D'altra parte, da un maestro del genere non potevamo aspettarci altro. Grazie, buonasera.